Dopo la tappa torinese a Camera, Centro per la fotografia italiana, il Museo Pier Alessandro Garbo di Ivrea ripropone la mostra e ripensa la mostra Gianni Berengo Gardin e la UE. Questo progetto nasce per la valorizzazione di tutto quello che è il patrimonio ubettiano e nasce da una più ampia collaborazione tra il Museo Civico Pier Alessandro Garda e l'Associazione Archivio Storico Livorno. Ci auspichiamo come amministrazione di poter inaugurare la mostra quanto prima e di poter avere personalmente anche Gianni Berengo. L'iniziativa Gianni Berengo Gardini e l'Olivetti si inserisce in un progetto più ampio, il Cantiere Olivetti per la storia del Novecento, archivi, fotografie e territorio, progetto iniziato nel 2016 che ha al suo attivo alcune mostre, un convegno e dei seminari. Nel contempo l'iniziativa apre a un percorso di analisi e ricerca su filoni autoriali di grandi fotografi che ritroviamo nelle collezioni, negli archivi dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, e nel contempo segna una proficua collaborazione con il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea e con Camera, Centro Italiano per la Fotografia. La mostra Gianni Berengo Gardini è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Guelpa e della Fondazione CRT. Tra l'altro in mostra la mitica Valentina appartenuta a Lucia Guelpa. La scelta curatoriale, diversa da quella di Camera, mette in evidenza negli scatti di Gianni Berengo Gardini la successione dei luoghi e temporale, sottolineata dalle cornici bianco e nero.